Buongiorno a tutti e bentrovati con Metropolis. Saluto e ringrazio qui con me oggi un ospite speciale, Anna Agus di Terre des Hommes. Buongiorno a tutti, Bentrovata. grazie per averci Buongiorno. invitato. Eh sì, è la mia ultima puntata della stagione perché poi torneremo a settembre, quindi oggi volevamo salutarci con dei bellissimi messaggi. Quindi tutta la puntata sarà dedicata proprio a questo per i nostri amici da casa. Intanto però previsioni meteo. Bentrovato Nico Schiodetto, buongiorno. Pronto? Ciao, bentrovati a tutti. Buongiorno, ciao Stefania. Sì. Allora, e noi vediamo la webcam in questo momento. Non c'è proprio un gran solleone, ma caldo, sì. Sì, comunque è una giornata di bel tempo, di sole, di estate sulla Lombardia, con temperature fino a 30 gradi anche a Milano durante il pomeriggio. E di nuovo, però, nel fine settimana l'alta pressione sarà disturbata da infiltrazioni di aria umida in quota, quindi sabato bel tempo, ma durante il pomeriggio si attiveranno nuovi temporali su Piemonte e Valle d'Aosta che poi verso sera lambiranno anche parte della Lombardia, la parte medio-alta della Lombardia. Quindi insomma, nuovamente tra sabato sera e domenica mattina temporali, un via vai di temporali su Alpi e Prealpi, però qualcosina si avvicina anche alle alte pianure lombarde. Le temperature comunque più o meno rimangono stabili, però appunto c'è il rischio di temporali anche forti sui monti tra sabato sera e domenica mattina con locali nubifragi per Alpi e Prealpi. In pianura qualcosina di rapido, più sulle alte pianure, la bassa invece quasi del tutto assaltata. Cioè, diciamo i temporali di calore, per No, intenderci. no, c'è proprio un cedimento ad alta pressione, infiltrazioni di aria umida in quota, quindi no, no, non sono di calore, è sempre l'Atlantico che continua a disturbare l'alta pressione qui al nord-ovest. Vabbè, avremo modo, insomma, allora di aggiornarci. Grazie Nico Schiodetto, ringrazio la redazione per questo bell'anno passato insieme. Ovviamente ci ritroviamo, anno televisivo, diciamo, ci ritroviamo a settembre anche con voi, e le previsioni invece andranno in onda, ovviamente, come sempre su Telenova. Grazie. Grazie a voi, buona estate a tutti. Ciao Nikos, ciao a tutta la redazione. Allora, buona estate, che noi vogliamo, appunto, noi di Metropolis almeno, iniziare con un messaggio che è quello di proteggere i bambini insieme. È il vostro messaggio di Terre des Sì, Hommes. Quindi qual è esatto. la mission? Spieghiamo anche per chi si fosse sintonizzato ora, appunto, di cosa si tratta. È molto bello che tu abbia detto subito proteggere i bambini insieme, perché la nostra frase tipica che ci guida in tutta appunto nella nostra missione tutti i giorni, e ci occupiamo proprio di proteggere i bambini, in particolare da ogni forma di abuso, maltrattamento e violenza, dove per abuso, maltrattamento e violenza si intende qualunque cosa, se vogliamo ovviamente anche la povertà, il non poter andare a scuola, il vivere in posti dove manca l'acqua, vivere in un campo profughi per esempio, vivere in una situazione di guerre. Terre des Hommes lavora in 22 paesi, in Africa, Asia, America Latina, Medio Oriente e Italia, e lo facciamo attraverso tantissimi progetti che so che tu mi vuoi far raccontare. Certo, io vorrei appunto un po' distinguerli proprio per chiarezza, così, no? Noi siamo di comunicazione, quindi Esatto. vogliamo spiegare bene proprio per dare una definizione. Quindi io partirei dal percorso scolastico. Partiamo da lì perché Grazie. forse è quello più noto, no? Esatto, Almeno dai primi sì. messaggi che arrivano, poi li leggiamo tutti insieme. Perché quello di cui oggi vogliamo parlare in particolare è il nostro programma di sostegno a distanza, che a volte viene conosciuto anche come adozione a distanza, però insomma, noi lo chiamiamo sostegno a distanza, che dà la possibilità di conoscere un bambino dall'altro capo del mondo in realtà, quindi di avere della corrispondenza con questo bambino o con questa bambina. Adesso poi andiamo insieme a vedere esattamente come funziona questo rapporto, chiamiamolo così, questo legame, ecco, mi piace chiamarlo legame. E con il contributo delle persone cosa riusciamo a fare? Soprattutto a mandare a scuola, a garantire il percorso scolastico di questo bambino o di questa bambina. Quello che noi facciamo è far girare tutto attorno alla scuola, intanto attraverso kit scolastici, in molti casi addirittura il pagamento delle rette scolastiche, in modo proprio da aiutare le famiglie a non avere questo, diciamo, peso economico. Sono famiglie molto povere che, perché ci sono delle rette scolastiche, non mandano a scuola i figli. Ah Non beh, ce la fanno, non ce la certo. fanno. A L'istruzione è un volte, diritto, però non è scontato pensa per che in tutti. Zimbabwe, su uno stipendio medio magari di 400 euro l'anno, se 180 li devi pagare per la retta scolastica, capisci
capisci che è una gran parte dell'economia familiare. Rischi di non poter comprare da mangiare o di non poter fare altre cose. Allora, se devi scegliere tra mangiare e studiare, Purtroppo sì. purtroppo. E adesso aggiungo un tema ulteriore, se per di più sei una bambina, ancora di più. Quindi pur di evitare che i bambini vadano a lavorare, che vengano sfruttati, che debbano stare a casa, che abbiano il loro futuro completamente interrotto, perché parliamoci chiaro, l'educazione è il primo e più importante passo di fatto verso la costruzione di un futuro migliore, Verso la ma libertà. esatto. Assolutamente, anche verso la consapevolezza, verso la scelta, il poter scegliere, lo fai se hai le informazioni, se hai gli strumenti. Andare a scuola è il primo passo e noi facciamo in modo che ci vadano e li seguiamo per tutto il loro percorso. L'obiettivo è un po' fare in modo che terminino almeno il percorso obbligatorio. Allora, io stavo guardando anche il vostro sito, istruzione, un diritto per tutti i bambini e poi dei numeri che ovviamente quando si ricarica il sito, adesso io faccio una prova in diretta, poi si aggiornano, eccoli qua, li Sì. vediamo. 59.000 non sono iscritti al ciclo primario, milioni, Milioni. mamma mia, mi mancavano degli Perché non zeri, già so mi perché la sembravano visualizzazione è un po' tantissimo. strana, però Eh sì. sì, perché non frequentano la scuola secondaria, non frequentano le scuole, Sì. per noi sono cose impossibili, abbiamo una scuola dell'obbligo, quindi veramente parliamo dell'altra parte del mondo, che però esiste. E Esiste. qui voi segnalate anche bene le ragioni per cui ci sono, che in parte tu ce l'hai detto, la povertà, ma Sì, la anche... povertà è primario. È Sì. ovviamente il motivo primario, poi c'è tutta una questione di appunto numero magari di figli, ma dove non, ovviamente non è un giudizio su quello, ma è se poi appunto devo scegliere, di solito appunto si manda a scuola un maschio, un bambino maschio rispetto alla bambina femmina, e la pandemia ha portato indietro i risultati che si erano fatti in più di 20 anni di lavoro, per esempio. Durante la pandemia si è stimato che almeno 11 milioni di bambine, in quel caso quindi poi la totalità invece dei bambini ancora di più, non sarebbe mai tornata a scuola e infatti questo si è confermato. Quindi il lavoro deve riprendere. Che cosa è successo lì? Che tantissime famiglie che vivevano di lavori a giornata, perché di questo Ah parliamo, sì. si sono ritrovate senza niente. In molti paesi, il Perù per esempio, ha avuto, o l'India, hanno avuto le scuole chiuse per 18 mesi. Immaginatevi non andare a scuola per 18 mesi. Significa che i genitori che inizialmente, come tutti noi, poi probabilmente hanno pensato che sarebbe durato 2 o 3 settimane, un Sì. mese, due, quando hanno visto che i bambini non tornavano, tutto il lavoro fatto per convincerli a mandarli, perché poi c'è anche una Sì. questione, no, di cultura in qualche modo, per convincerli a mandarli è tornato indietro e si è dovuto ricominciare. Hanno detto: io in questa situazione devo continuare a farla, devo costringere, tra virgolette, mio figlio a lavorare. E quindi questo ovviamente è uno dei problemi. Ecco, parlando di scuola, non ci sono solo, insomma, i temi scolastici, ci sono tutti quelli che ruotano, ma che fanno parte del mondo della scuola. Pensiamo alle visite mediche, per Esatto, esempio. e infatti è questo, quando a volte si dice: ma cosa fate? Versate il contributo per donare, per pagare la retta scolastica. Sì, ma la retta scolastica è fondamentale per il funzionamento della scuola, quindi in primo luogo il bambino va a scuola intanto e la famiglia è un po' sollevata da questo peso economico, diciamo. E dall'altro lato, che cosa serve la retta scolastica? Di fatto serve a far funzionare la scuola, garantisce l'insegnante, garantisce i guardiani, garantisce la mensa, garantisce dove peraltro, altro tema, molti genitori decidono di mandare a scuola i figli proprio perché a scuola hanno magari l'unico pasto caldo al giorno. Quindi garantire la mensa è anche un modo per garantire la Un frequenza pasto, scolastica, certo. perché sanno che avranno un pasto. E ci assicuriamo che nelle scuole ci siano visite mediche regolari. Questo spesso lo facciamo sia perché magari il sistema è già in piedi e noi facciamo in modo di finanziarlo, di farlo funzionare, sia garantendo invece proprio il sistema, mandando medici volontari piuttosto che appunto psicologi. Questo è un altro tema molto importante. Garantiamo proprio il supporto psicologico, perché queste condizioni chiaramente portano anche a delle situazioni particolari, insomma, sia in famiglia che all'interno delle scuole. Ecco, intanto noi vediamo queste immagini, il sorriso di questi bambini, penso Questo che è un racconti asilo della molto. Mauritania, quindi sono Ecco. proprio piccolissimi questi bimbi. Sì, molto, molto teneri, infatti ci ricordano appunto E questa è per esempio una l'asilo. storia molto bella, perché peraltro è un asilo nel mezzo del deserto proprio, Ecco. è veramente pazzesco vederlo, tutto intorno sono dune.
E, tra l'altro ci sono stata l'anno scorso Eri tu e in qualcuna in una delle qualche foto. fatto sono io, esatto. E questo asilo è molto importante perché in questo modo le mamme possono lavorare, questo è un altro elemento. Se i bambini piccoli sono a casa, le mamme non riescono a fare granché, quindi ci sono vari elementi, il reddito familiare è più basso, ma anche in quanto donna sei troppo dipendente dalla famiglia, quindi poi qui si aprono una serie di altre tematiche, però Sì. insomma l'indipendenza in qualche modo anche delle mamme, delle donne è fondamentale, quindi il sapere di poter lasciare i propri figli in un posto sicuro è fondamentale. E qui poi quando entri vedi, a parte la sala giochi, banchetti e tutto quanto, ma poi c'è la sala dove mangiano, fanno la merenda, quindi di nuovo una crescita, quella che ogni bambino si merita, di E fatto, certo, quello perché cui di tutti i bambini hanno fatto se diritto. la meritano, cose che invece non si meritano, che invece voi continuate a fare con la vostra missione, è anche la sensibilizzazione contro matrimoni Esatto, precoci. brava. Ecco, perché ritorno alla scuola? Perché spessissimo la facciamo all'interno delle scuole, sia su insegnanti, scusate, insegnanti adulti, presidi, ma anche sulle ragazze e sui ragazzi, sui bambini e bambine, ma anche poi all'interno dei villaggi. Perché? Perché anche questo è un tema assolutamente, fondamentale, sia i matrimoni precoci che le gravidanze precoci, tra l'altro. E anche qua ci sono stati dei peggioramenti durante e post pandemia, perché si sono alzati moltissimo i tassi di matrimonio precoce per lo stesso motivo, perché anche quello lo fai per povertà. Sì. Non Certo. potendo mantenere mia figlia, la do in sposa, così qualcun altro se ne prende cura. E quindi è legato alla povertà. E però, come possiamo immaginare, chiaramente, a parte che in molti posti comunque è illegale, anche se avviene lo stesso, quindi insomma c'è tutta questa questione, poi spessissimo significa non è corretto per i diritti della ragazza, sia anche della sua salute riproduttiva e così via. A volte Infatti sono molto proprio piccole, molte hanno più 12 anni, 11 anni. Sembra, a volte noi veramente li sentiamo come in un film, invece questa è È realtà realtà. purtroppo e E dobbiamo proprio di rendercene conto. recente, per raccontarti una storia, da uno dei paesi, dal Bangladesh per esempio, ci hanno raccontato che grazie al preside abbiamo saputo di una bambina che era stata promessa sposa. Lei ovviamente ha cominciato a comportarsi, perché la maggior parte delle volte loro non sono d'accordo, cioè o Beh. comunque ne hanno paura, però non possono, non hanno nessuno strumento per difendersi o per rifiutarsi ovviamente. E quindi avendocelo segnalato abbiamo cominciato proprio a parlare con i genitori, a parlare con la famiglia, quindi c'è stato tutto un percorso che abbiamo fatto per fermare, almeno per quanto la promessa, ovviamente noi non la possiamo in qualche modo, entri troppo nel dettaglio e nella decisione tra famiglie, se non altro di fermare questo matrimonio mentre lei è ancora così piccola, perché ha 14 anni, quindi di continuare a farla vivere con loro, insomma, e così via. Però è grazie alla sensibilizzazione che abbiamo fatto sulla scuola. Eh beh, Perché certo, sono perché diventati ne personaggi che parlavo. ora ci segnalano casi, in questo caso molto grossi, di matrimoni precoci e così via, ma anche di violenza, perché c'è anche questo, Sì, ovviamente. violenza, parità di genere. Io sempre tengo un occhio anche sul sito perché ci dà anche tutta la questione di quello che fate nel dettaglio. Poi vedremo chi siamo e anche cosa possiamo fare noi, certo, perché quando poi apprezzi quello che viene fatto, Sì. vuoi ovviamente dare una mano. Però vediamo che la parità di genere di cui tanto parliamo qua nasce in questi paesi in una maniera davvero da valutare. Ecco, altro tema è quello del rapporto e del supporto psicologico di cui voi avete parlato, che viene dato all'interno sempre del percorso scolastico, mi Sì, dicevi, non e anche solo, alle famiglie a questo esatto, sì, punto, perché esattamente. collegandolo. Sì, quindi col sostegno a distanza, perché poi appunto ci stiamo molto focalizzando su questo percorso scolastico, proprio perché stiamo parlando di questo nostro programma così specifico, forniamo anche questo tipo di supporto. Quindi qualunque sia il problema che viene affrontato o compreso rispetto alla bambina, al bambino o comunque invece al contesto familiare, viene fornita una tipologia di supporto psicologico o anche psicosociale, come viene chiamato. Qual è la
la differenza. Il supporto psicologico ci aspettiamo proprio che sia come quando anche noi andiamo in analisi, no? Sì, Mi siedo certo. di fronte a un medico e parlo, insomma, delle mie problematiche, di quello che sto affrontando. C'è sicuramente questo aspetto, ma c'è anche quello di lavoro di gruppo, quindi all'interno, quindi quello dove si fanno attività, viene molto organizzata l'arte terapia, i giochi, tutto molto adattato all'età delle persone, alle situazioni varie. E poi vedevo anche al rispetto delle culture comunque, esatto, locali, perché quello che voi che mi hai detto rispetto a questo matrimonio, per esempio, non è stato un voler comunque intromettersi non capendo. Non puoi farlo, perché tanto comunque poi il modo per arginare la cosa lo trovi, quindi è importante andare incontro e soprattutto far capire che cosa rischia la bambina in questo caso. E poi non voglio oggi, insomma, rattristare, visto anche che dicevi che è l'ultima puntata eccetera, la volevi chiudere con messaggi positivi, che sicuramente chiudiamo assolutamente, però... sì, però sai, la speranza viene anche esatto. dopo che hai visto, no, esatto, però proprio dico, questo sembra un caso molto molto forte, però per esempio abbiamo avuto anche il caso proprio per di capire che cos'è questo supporto psicologico, e tra l'altro nei casi più gravi anche legale, di una bambina che, proprio perché si è chiusa moltissimo, la mamma si è preoccupata molto, insomma, parla oggi con le operatrici, parla domani con le operatrici, purtroppo abbiamo scoperto che aveva subito una violenza fisica, abusi sessuali da un vicino di casa. E questo chiaramente cosa significa? Che questa bambina è marcata, abbastanza segnata a vita dall'episodio, e noi ce ne stiamo prendendo cura. Quindi è proprio anche quello che mi piace, il messaggio positivo, è che è un sostegno che ci permette proprio di conoscere molto bene le persone, magari è più piccolo, ma riusciamo a in questo modo interagire anche con i singoli casi. E a distanza facciamo ancora vedere che cosa anche la nostra scuola può offrire, no? Perché vedendo comunque cosa si può fare anche a distanza tramite un'associazione, e poi mostreremo anche tutta la trasparenza, perché di questi tempi è importante, visto anche le notizie di attualità del giorno, capiremo anche questo. Dopo la pubblicità, tra poco. Rieccoci con Anna Agust di Terre des Hommes. Allora, dopo tanto interesse per il tema dell'adozione, arriviamo anche al tema forse più delicato rispetto al mondo delle associazioni, che è quello del io vorrei tanto aiutarvi ma devo fidarmi di voi. Adesso la notizia di oggi, casualmente, perché noi avevamo deciso il nostro incontro molto tempo prima, è apertura di tutti i siti, Ferragni, le uova pasquali, le società degli influencer versteranno 1-2 milioni di euro bambini delle fate. Quindi, insomma, lasciando da parte tutta questa polemica nella quale ovviamente non vogliamo entrare, però il messaggio importante è che la trasparenza c'è, ci deve essere, e a noi soprattutto sta molto a cuore, perché poi quando si dice fidatevi bisogna che lo si faccia davvero per abbracciare un progetto. Assolutamente, pensa che proprio prima di venire qua, sì, forse anche per quello sono arrivata qualche minuto in ritardo, sì, abbiamo mandato come Terre des Hommes una email a tutti i nostri sostenitori e persone che comunque ci seguono, con il nostro nuovo bilancio sociale, che è uscito proprio in questi giorni. Perché lo facciamo? Perché diciamo, qua c'è il bilancio, lo so, saranno anche 100 pagine, a parte che poi c'è chiaramente un riassunto anche nell'email un po' raccontato, però io in 100 pagine ti dico esattamente dove sono andati i fondi che abbiamo raccolto l'anno precedente. Questo bilancio come si scrive? Si scrive perché delle società di revisioni vengono all'interno dell'ufficio, stanno settimane e settimane e controllano tutti i conti, quindi c'è un controllo. Quindi qualche volta magari ci si spaventa perché c'è una struttura, è chiaro che la struttura dei costi, l'importante poi è dimostrare questi costi e rimanere dentro certi limiti anche di costi. È una cosa di cui noi per esempio come Terre des Hommes andiamo molto orgogliosi, e la si vede tra l'altro anche sul sito, dove c'è la pagina, sì, se trovi il bilancio si vede la Vediamo. Porta, come brava. Si dice in gergo, riusciamo a destinare il 90, siamo riusciti nel 2023 a destinare il 90, qualcosina per cento dei fondi raccolti direttamente ai progetti con i bambini, che significa che poi per tutta questa struttura, per le informazioni che inviamo, il nostro notiziario, la comunicazione che facciamo, eccetera, abbiamo speso un massimo di 10%. Allora aiutami,
regia, mostriamo il sito così mi aiuti perché io non sono la migliore su questa cosa. E allora, qui è la nostra qua. storia e poi sotto c'è la trasparenza come valore e c'è Esatto, se tu clicchi su rendiconto. bilancio sociale Ok, perché qui c'è adesso, tutto, è vai, se clicchi su contributo. bilancio sociale e scopri di più, a un Vediamo, certo punto abbiamo tutte queste belle, che chiaramente puoi scaricare poi qua, lo scarichi sì. completo, le famose 100 pagine, Non qua fatemi c'è, scaricare no, niente, no, che no, già sono assolutamente, un soprattutto disastro. qua c'è una specie di riassunto e poi come vedi ci sono un po' di tabelline che raccontano una delle ultime, forse se scrolli ancora un po', a un certo punto c'è questo che vi stavo raccontando del 90%, forse la Benissimo, successiva, beh, allora direi insomma, che i ecco nostri le due. amici possono Guarda, poi sul eccola là, sito. vedi il 90% che è l'azzurro più forte, Sì, è destinato eccolo qua. ai progetti con i bambini e le bambine. Beh, Quindi direi che più insomma, chiaro di così. questo è fondamentale, quindi dire che è vero che ci sono dei costi, si deve dire, perché altrimenti questo tipo di lavoro non si potrebbe fare in modo, diciamo così, professionale, corretto, serio, costante e così via. Ci sono delle società che vengono a controllare, c'è un bilancio che deve essere pubblicato, c'è un obbligo di pubblicazione, tra l'altro entro una certa data e così via, quindi ci sono delle regole da rispettare, ecco, questo è Allora, ti arriva un fondamentale. messaggio. Ciao, sono Luisa, come posso fare se voglio iniziare un sostegno adesso? L'avevamo detto effettivamente Allora, e l'avevamo intanto promesso di potete andare farlo nello stesso sito anche. Sì. che stiamo praticamente guardando così bene, proprio in cosa puoi fare tu. Ah, ecco. Guardalo là, adotta a distanza e qua, compilando il form o la form, si riesce insomma a chiedere o più informazioni o proprio ad attivarlo già direttamente. L'altra modalità che oggi potete utilizzare è chiamare un numero verde, quindi gratuito, che è l'800 913 417. In questo momento ci sono delle persone che stanno proprio aspettando di ricevere delle telefonate con la speranza insomma di avere qualche bambino in più sostenuto. Perché c'è una Allora, lista d'attesa, tra l'altro, in questo momento di bambini che aspettano un sostegno, quindi. quindi insomma non possiamo lasciarli assolutamente attendere. Io direi che abbiamo avuto il tempo di prendere il foglietto e lo ripetiamo un Sì, attimo il numero. volentieri, 800 913 417. Benissimo, tra l'altro, tra le cose che a me stuzzicano le idee, perché poi io sono una anche a volte un po' compulsiva, perché a volte si fa, no? Vai sui siti e compri un vestitino, una cosa. E allora, tra le idee che mi piacciono molto legate a queste cose, cioè ci sono le bomboniere solidali, se ne fate tante, però le bomboniere, secondo me, visto che ci sono a settembre, ci saranno ancora delle Sì, cerimonie, infatti. È sono una bella idea, anche perché lì veramente a volte si sprecano veramente i vero. soldi. E tra l'altro si possono usare per tantissimi eventi della propria vita, Anche per i sicuramente a compleanni. compleanni, matrimoni, lauree. Per esempio, qualcuno lo fa anche per le lauree. E quindi sì, assolutamente. Questo tra l'altro ci sono diversi, in questo caso si possono chiamare prodotti, direi, perché c'è la Certo. pergamena, c'è il cono portariso, c'è la scatolina per i confetti. Siamo molto semplici, però insomma c'è l'essenziale. Sono molto carini perché hanno uno stile molto, molto pulito, Ecco, li sono vediamo. esattamente quelli che vedete. Sì. E c'è il magnete. Quindi infatti ce ne sono alcuni che si capisce che sono per i battesimi, altri per i matrimoni, però insomma sempre contattandoci, in questo caso contattando o l'email che ce l'hai in contatti oppure direttamente il nostro ufficio, insomma cliccando su contatti, c'è proprio tra l'altro una collega che si chiama Anna come me, Ah sì, peraltro, bene. esatto, che Allora. se ne occupa in modo molto specifico, che poi insieme si decide bene che cosa si vuole, che cosa si vuole scrivere sulla pergamena, quindi si può personalizzare molto, è una modalità molto carina che in generale e ci permette di avere fondi per un po' tutte le attività della nostra organizzazione. Se la persona invece ha delle preferenze, per esempio, ultimamente ci sta capitando che alcune persone vogliano farlo per i bambini che stanno soffrendo la guerra a Gaza, per Certo. esempio, perché abbiamo ovviamente dei progetti anche in questo caso. Quindi se lo vuoi dedicare, allora per quel punto chiaramente si può dedicare, noi lo scriviamo e siccome lo scriviamo, che i tuoi ospiti stai dicendo grazie alle mie Sì. Perché bomboniere, sto partecipando a questo progetto, poi ovviamente è un'idea, se vedi che lo fa qualcun altro, poi ti è una informi bella e è idea una questa. catena. Tra l'altro, tra le cose, adesso è finito l'anno scolastico, ci sono stati i I regali regali alle alle maestre. maestre, I esatto.
gradi di classe, l'idea proprio di sostenere il percorso scolastico di altri È bambini è anche vero, una è bellissima bello. E messaggio. devo ammettere che qualcuno l'ha fatto e proprio qualche giorno fa siamo addirittura state invitate, quindi c'era una festa di pensionamento di una Ah! persona che ha deciso di chiedere ai propri colleghi di non regalarle niente delle solite cose che si regalano in quei casi, ma di dare soldi e in modo che si facesse un unico bonifico. E ci hanno invitato consegnandoci quel classicone assegno gigante con la Bellissimo. cifra raccolta, che era, devo dire, molto importante, tra l'altro. Ci sono i fortunati che ancora vanno Esatto, in pensione, esatto, esatto. Quindi ci pensiamo. sono tutti i momenti, diciamo, della vita in cui effettivamente a volte si fanno regali, molto Si cerca spesso, anche un'idea. molto spesso ci stanno capitando i compleanni con numeri tondi, 50, 70, 70 soprattutto, perché effettivamente ci dicono queste persone: non so neanche cosa chiedere. E allora ho pensato di, e questa cosa del pensato di aiutare, di sostenere, è molto bella Voglio farti un'ultima effettivamente. domanda, Vai. poi ti devo lasciare. Ma quindi i bambini fino a quando vengono seguiti con l'adozione a distanza? Solo da piccoli o anche durante le superiori? Anche durante le superiori, se decidono di andarci, se riusciamo insomma a farceli andare, vi dico soltanto che abbiamo dei bambini che in questo momento hanno tipo 20-21 anni, quindi insomma alcuni percorsi sono molto lunghi, ovviamente non è sempre così, sto un po' sdrammatizzando, come dicevo, per tutto il percorso scolastico, tant'è che se dovessero esserci problemi col percorso, noi informiamo il donatore. Quindi Ecco. anche da quel punto di vista si ricevono informazioni su tutto quello che accade in qualche modo al bambino. Chiaro, con i tempi comprensibili di ricevere informazioni da noi. In questo momento il programma è in 13 paesi, quindi insomma, ci tengo solo a dire una cosa: si ricevono disegni, informazioni, il risultato scolastico, perché chiaramente abbiamo Beh, parlato tanto di certo. scuola, quindi alla fine dell'anno riusciamo a dire Incredibile. promosso, bocciato, con che voto. Quindi abbiamo Ecco. anche i bocciati, però lo diciamo. E, due foto aggiornate l'anno, quindi si capisce, si conosce la crescita, si vede la crescita, si può scrivere ai bambini, si può corrispondere. Altro modo per sapere che siamo seri è che se vuoi andare a visitare, quindi se vuoi fare un viaggio nel paese, si può fare. Ah, bellissimo Quindi più questo. di vederlo con i propri occhi, chiaro che poi è chiaro che noi in questo momento abbiamo i sostegni anche in Palestina, in questo momento non Beh. si può andare. Se c'è tutti gli eventi particolari, chiaramente dobbiamo dire attenzione, però laddove è possibile è auspicabile che ci sia questa visita ed è molto bello, tra Beh, l'altro. bellissima anche l'idea, la possibilità di farlo. Ti saluto con un Grazie. tuo pensiero su quello che a te la sera quando chiudi gli occhi facendo questo lavoro è la cosa più bella che fai. È un po' difficile È un da po' rispondere difficile, in 30 però secondi. so che la cosa più bella di quello che faccio, al di là del mio lavoro, insomma, quotidiano, che magari può sembrare che non c'entra, perché purtroppo non ho così tanto il contatto diretto poi con i bambini essendo qui, però sicuramente sapere che grazie a questo lavoro, stiamo dando, in particolare è un po' una mia passione, diciamo così, alle bambine, la possibilità di scegliere e la possibilità di esprimere i propri talenti, perché tante volte quando non hai possibilità economiche, purtroppo anche tutta la parte di quello che è il tuo talento e dei tuoi sogni non la riesci a realizzare. E invece grazie al sostegno a distanza si realizzano, molti bambini possono realizzare i loro sogni, e qualche volta in ufficio, quando ci arriva l'informazione di alcuni ragazzi e ragazze che si sono laureati, allora dici: si è laureato. E se non Ce l'ho, è fosse per il arrivato sostegno a fino lì. Grazie distanza non sarebbe mai successo. mille, Anna Agus, a te, tutta Grazie. terre des Grazie hommes. mille a voi. Grazie. E noi ci vediamo dopo la pubblicità. Ci hai dato un assist per parlare di un argomento. Quando hai parlato, vi do un indizio di numeri tondi. A tra poco. Rieccoci in studio. Saluto e ringrazio qui con me Paola Blandi. Bentornata, non bentrovata. Grazie, grazie davvero. Grazie di questo invito e dopo, non oso dire 35 anni, diciamo 35, 30, Sì. e che ormai sono andata in pensione, come si dice, mi fa molto piacere essere qui. Chissà se magari qualche telespettatore si ricorda di me, colgo l'occasione per salutare E tutti, davvero. certo, adesso inizieranno a scriverci, diteci se vi ricordate di Paola Blandi che oggi però torna qui sotto un'altra veste. Ne parleremo Certo, tra poco, lasciami salutare anche ma Sabina certo. Negri, bentrovata Oh, Sabina. sono molto contenta di essere qui, onorata di essere con la signora, con te. Siamo già in look un po' estivo.
vuoti, Sì, dai, adesso dai. oggi c'era finalmente caldo. Adesso Oh. poi quando arrivano le previsioni del tempo, mi Ma raccomando, le abbiamo stai già fatte, le all'erta. abbiamo già fatte, Ah, così vabbè. siamo portati Perché avanti. di solito mi frega lui, Sì. Vi ho separati come a scuola, vi ho separati come a scuola. Allora, a proposito, no, dicevamo, io ho messo prima di cifra tonda, no? 70 anni, perché oggi ho preso il pretesto di un libro che hai scritto e del quale parleremo per parlare anche dell'amore a 70 anni, l'amore con tutte le sfaccettature. Ci ispiriamo proprio a delle letture estive, visto che oggi è l'ultima di Metropolis prima di settembre, poi a settembre proviamo la lezione. Allora, com'è nata l'idea l'amore connesso? Allora, l'amore connesso perché? Perché questa mia protagonista ha un'età, tu hai detto 70, ma Vabbè. anche 60. Io Sì. uso, poi è difficilissimo dare una definizione. Sì. Terza età, Oh, guarda. orrendo, terzo tempo, bruttissimo, vecchi, anziani, vecchi, giovani. La Quando realtà. dicono sono giovane dentro, sono giovane Sì, è fuori, terribile, si terribile. capisce. Siamo d'accordo. E in realtà però c'è un sacco di gente, boomer, vogliamo chiamarli boomer, di questa generazione boomer, che hanno ancora tanta voglia di vivere, che ammesso che Normale. stiano bene, perché la cosa più importante è quella. Noi Certo. stiamo parlando di gente che ha voglia di vivere. E quindi cosa fa? Cosa fanno? Cercano l'amore e non hanno tutti il coraggio di farlo. La mia protagonista prende il coraggio a due mani e Ecco. come prima cosa si iscrive a un sito di incontri Quindi online. cerca l'amore, non le Cerca, capita. no? Non... Poi le capiterà in realtà, perché... Ah, piccolo Però spoiler. non posso spoilerare. Però in effetti comincia a cercarlo. La solita amica che ti Eh dice sì. dai, Dai, buttati, iscriviti alla scrivi. piattaforma E online. devo dire che tutto questo mi ha dato proprio il là, perché io ci ho provato, Sai proprio... iscriverti? A iscriversi, lo Oh, confesso, lo dico. quello OnlyFans che ne No, parlavamo. no, 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 no. un'altra cosa. Quello Non lo so, io non purtroppo, so niente di Sabine. quelle robe lì. Ce ne sono tante di piattaforme. Ah. Io l'ho fatto, giuro, Mythic. Mythic. sì, ma non diciamo No. nomi. Io l'ho fatto con l'animo giornalistico, devo dire la verità. L'ho fatto proprio per vedere. Infatti, non è successo niente nel mio caso. Proprio non ho incontrato nessuno. Però mi sono fatto una cultura e ho scoperto che c'è veramente tanta gente sola e che l'approccio è diverso. Io, naturalmente, essendo donna, ho conosciuto degli uomini, non so gli uomini. Le donne, che tipo di donne sono iscritte? Mi manca, dovrei farmi un alias maschile e E provarci, provare, ma non però lo saresti so. una delusione per alcune. È certo. Comunque ho scoperto che ci sono Adesso siamo fluidi. due tipi di uomini, quelli che cercano l'avventura e ovviamente donne molto più giovani, e questo succede anche nella vita di tutti i giorni, oppure quelli che vogliono subito sposarsi. Allora, molte donne che hanno superato una certa età, dicono calma, come si dice. E comunque c'è tutto un mondo molto divertente. Io mi sono molto divertita, infatti nel libro c'è un capitolo che racconta gli alias, cosa non scrivono questi uomini, una Ma cosa Sabina, ti incredibile. iscriveresti mai, Vedo che fossi lei no. singola, a una piattaforma per trovare l'amore? Anche a 60, 70 anni, a qualsiasi età in realtà. No, guarda, io, cioè, non... Non a dire te la verità, l'aspettavi la un domanda. po' sono imbranata, per cui a un certo punto mi dicono: ma hai visto che cosa t'ha scritto? Ah, no, non apro la pagina da 15 giorni. No, pur facendo questo lavoro, e effettivamente la televisione porta tanta gente a scrivergli, eccetera, poi ogni tanto mi appare un messaggio. L'altro giorno ho aperto, ne avevo tipo 100 da leggere, di cui c'era uno che voleva essere picchiato da me. Mi ha messo in Ah, vedi? tentazione. Mi ha messo in È tentazione. perché ho detto così scarico l'emotività. quasi quasi. Allora, arrivano dei messaggi da casa e dicono: sono andata in pensione, ogni giorno al bar vedevo questo signore così simpatico. Una volta offrivo io, una volta lui, e poi ci siamo visti con i cani. Stiamo insieme da 5 anni. Rosa di 70 anni. Bello, Beh, bellissimo. questo è un incontro casuale, però sempre Sì, arrivato e a... tra l'altro nel romanzo c'è un cane.
E c'è anche un incontro di questo tipo, di cui non posso svelare altro, però c'è anche cane, gli animali. C'è un cane e un gatto, per non fare torto a nessuno. Sì, perché c'è il team cane e il team gatto. Certo, allora li ho messi tutti e due, furbissima, per cui sono a posto. Che piacciono a tutti. Però effettivamente poi, per trovare l'amore dopo una certa età, devi ritrovare delle affinità, perché quando sei più giovane o hai lo stesso percorso di studio lavorativo, poi dopo magari sei in pensione e non hai una routine. Hai detto benissimo, diventiamo tutti abbastanza egoisti, abitudinari e gelosi della nostra intimità, che può essere chiusa in casa, sì, fuori, non ha importanza, però è difficile tra giovani condividere spazi, figuriamoci tra persone di una certa età. Infatti io sono fautrice di storie d'amore bellissime fatte di vacanze e poi di saluti sulla porta di casa e ognuno torna a casa sua. Ma questa è la mia opinione personale. Ma allora scrivono anche questa cosa, Luca da Sestri, penso ci guardi con l'app, ognuno a casa sua dopo il secondo matrimonio, ora viviamo la nostra storia. Vedi? Da fidanzati a 60 anni, cioè è più facile a volte, sì, che non si ricondivida lo stesso tetto perché hai fatto già delle esperienze negative. Ma anche positive, però parlo dei vedovi, per esempio, non so, i vedovi, sì, ci sono tanti vedovi, e magari non hanno voglia di ricominciare da capo, di condividere anche solo il bagno, lo spazzolino, sono delle sciocchezze, ma non tanto. Anche perché poi forse diventi con l'età, e questo non è riferito solo all'amore, un po' meno malleabile, nel senso dici, ma chi me lo fa fare, no? Di adattarmi. Sì, no, effettivamente la tua libertà vale più di tutto, cioè, però per me valeva anche a 15 anni, quindi da questo punto di vista non sono cambiata tanto. Ma io ti dirò, dopo un'esperienza matrimoniale ho scelto di convivere. Io convivo ormai da 13-14 anni, abbiamo ti sei avuto rilanciata questa figlia punto meravigliosa, quindi è stata anche tutta un'esperienza di vita anche un po' strana, nel senso, sì, che adesso io ho una figlia di 8 anni e sì, vado in giro col cane, ma soprattutto penso a mia figlia più che a incontrare qualcuno. E beh, ma certo, ma chi era casato però è felice. Guarda che la bambina però è un'altra attrazione, perché tanti ti abbordano, sì, sì, ma che bella bimba è tua, signora, poi non vedono la fede, è separata. Mi è capitato l'altro giorno a Varazze. Non questa cosa non me l'aspettavo. Non sei una paura bambina, per me mi stai lontano, perché vuol dire non ha paura che la bambina fa il bagno da sola, gliela guardo io, ho detto, ma no, lasci perdere, la vedo anch'io, sono in linea di massima. Comunque hai capito, però a me non mi piace. Piacciono questi, ti dico la verità, non ho trovato uno che dico, ecco, questo però mi mette in tentazione. Ed è il motivo per cui poi nascono queste applicazioni, certo, dove certo però c'è anche una certa diffidenza, perché poi tante, sì, notizie di cronaca, tu le hai commentate in questi, sì, anni, nascono proprio anche dalle applicazioni, quindi come ci si fa a fidare poi? Quando io sono molto diffidente, io purtroppo moltissimo, infatti inizio a dire, ma come mai mi scrive, abbiamo delle conoscenze in comune, di che cosa si occupa, del lei, eccetera, eccetera. Poi ogni tanto salta fuori che davvero hai l'amico in comune, ti sei visto una sera così per caso. Ho paura, mi diceva l'altro giorno la Tiziana Maiolo che lei per esempio è stata abbordata e ha capito che cosa voleva questo signore, insomma, poi sai, a volte sei in un momento di fragilità in cui ti lasci andare magari a uno sconosciuto, e di pericoli ce ne sono tanti, di gente che ti sfrutta, che ti chiede dei soldi, quanta gente cade in queste trappole, si fingono ammalati, non posso venire, dammi soldi, mi devo curare, eccetera eccetera. Vediamo tante donne truffate da queste situazioni, questo è molto spiacevole. Ci sono dei rischi per cui poi la cronaca effettivamente a volte disincentiva. Sì, però c'è anche il buon senso, voglio dire, sì. Allora, io non ho mai incontrato nessuno, ad esempio, mi sono limitata al massimo a degli scambi di mail perché però, avevo insomma, paura. Allora hai perso il divertimento. No, ma io allora mi è servito come, ma mi sono divertita tantissimo a scrivermi con queste persone. Ho trovato delle persone intelligenti. Scriversi via mail, per esempio, magari con un indirizzo furbo, non magari quello che conoscono i tuoi amici, ti permette di chiacchierare con queste e di capire, naturalmente, dopodiché lasci anche perdere.
e non incontrare queste persone. Io mi ricordo che la prima, una persona sola ho incontrato, ma parlo per la mia esperienza, non quella della protagonista del libro, e avevo attivato tutta una rete di protezione. E tutti i miei colleghi sapevano dove ero, mi venivano a controllare. Poi non ce n'è stato moltissimo. Poi non ce n'è stato bisogno perché era una persona bravissima. Peccato che era sposato, vedi? Quindi era un traditore. Era un traditore, era una persona, guarda, perfetta, si è presentato con una rosa, cortesissimo, mi ha fatto, abbiamo preso un caffè, perché poi anche lì il consiglio, scusate se c'è qualcuno, non andateci, certo, a cena, isolati. Cioè andate in un posto dove tutti vi possono vedere e dove al massimo si beve un caffè rigoroso, non oltre. Già lì ho fatto. Ma stiamo parlando di gente che vuole mettersi in gioco, naturalmente. No, ma a me piacerebbe. Dopodiché lui, gioco, ma no, caffè, tu no, che sei accasata. Ho capito, però insomma, dai, la vita è una, uno dice, se che è l'occasione. Comunque è finita così, per dirvi com'è finita, che dico, bene, ma tu cosa sei, divorziato, vedovo? No, io sono separato in casa, e lì l'ho salutato, sono andata, perché è la classica, separato in casa, che cosa vuol dire? No, c'è tanta gente però che vive così. Ho capito. Io sento anche delle mie amiche che seriamente separate in casa. Che per motivi economici non sono in grado al momento di prendere due abitazioni e veramente si ignorano. No, lui era una persona ricca e era in cerca di avventura, si capiva benissimo, per cui l'ho salutato allegramente. Allora, dopo la pubblicità, oltre a leggere altri vostri messaggi, sentire il vostro parere, vi diremo anche qualche indicazione e altri spunti. A tra poco. E rieccoci in studio a parlare in questa ultima puntata della stagione di Metropolis di amore. Prendiamo spunto dal tuo libro, ma appunto poi ci ampliamo gli orizzonti dal tema dell'amore, sì, no? E appunto proseguiremo poi nel percorso, vi daremo altre cose. Intanto delle indicazioni, visto che la sua protagonista incontra una persona online, delle indicazioni da non diciamo sottovalutare. Per esempio, indicatori da non trascurare quando si usano delle app di incontri che potrebbero darci dei segnali. L'altro risponde sempre in modo vago alle tue domande. Certo, sì. Potrebbe essere un segnale sbagliato. Sì. Ma lo senti subito, se capisci subito se una persona è sincera o no. Poi l'altro ti chiede l'indirizzo di casa o del lavoro con la scusa di inviarti fiori. Mai. L'altro usa una sintassi incoerente, ti racconta storie melodrammatiche, quello che dicevi tu, storie melodrammatiche prive di logica anche sul suo conto, sul lavoro, sulla crisi personale. Sì, poi di solito ti amano follemente, ti scrivono delle cose meravigliose, eccetera, eccetera. Poi quando è il momento di incontrarsi succede una disgrazia. Ah. O il figlio si ammala, o si ammala lui, o deve subire un intervento, o ha avuto un incidente stradale, allora ha bisogno, per essere operato mi servono un po' di soldi. Aiutami, ti prego, eccetera. Però prima le fanno, tra virgolette, innamorare, ma, no, ma neanche tra virgolette, queste persone che hanno voglia di innamorarsi, perché bisogna aver voglia di innamorarsi. Sì, certo. Però devo dire una cosa, a onor del vero, senza citare quello che ho visitato io, c'è molta attenzione in questi. Qui stiamo parlando di persone incontrate magari su Facebook, che mandano mail, eccetera. Qui c'è molta, molta attenzione proprio da parte degli organizzatori. Diciamo, perché infatti dicono che se viene mandato via e riappare con un nome diverso, probabilmente è stato cacciato dal sito, perché i siti controllano. No, controllano molto. Questo devo dirlo a onor del vero. C'è sempre poi una parte. C'è tanta gente, però. C'è tanta gente, però ripeto, si chiedono tantissime notizie prima di iscriversi. E comunque, ripeto, io penso che persone, adesso stiamo parlando di amore a una certa età, io penso che insomma un pochino di esperienza la possiate avere per capire se la persona con cui vi state scrivendo... Sì, però sei anche più fragile, hai anche più bisogno di conferme, sei anche più solo magari, cioè, e quindi hai della... Sì, però delle insomma, zone d'ombra. Se un quarantenne, un cinquantenne si interessa a te, che di anni ne hai 70, una domanda magari te la puoi anche fare. Per bella che tu sia rimasta, insomma. Sì.
No, no, poi noi abbiamo trattato dei casi di cronaca nera dove sui computer di ragazze di 20 anni c'era appunto la ricerca di una donna in età perché amavano proprio sì, il fatto certo. di andare ma infatti, con ma delle tu, mamme. Con, tu che ecco. ti occupi così tanto di cronaca nera, come fai a fidarti ma delle persone in generale? Io sto guardando dei thriller, praticamente vedo persone dietro le porte. No, è pazzesco. No, l'altro giorno infatti dicevo, sì. ragazzi ci dimentichiamo tante volte della normalità, che c'è tanta gente anche che sta bene, che vive decentemente, con dei figli bravi, eccetera, eccetera. Andiamo sempre a scandagliare in quelle. E di questo paga anche un po' le conseguenze mia figlia, con la quale sono particolarmente apprensiva, secondo me, senza farlo trapelare. Però ho un compagno talmente distratto che lei, secondo me, un po' compensa. Mi si sicura da sola a un certo punto. Imparato. Da casa scrivono anche a 70 anni, dunque c'è la possibilità di avere ancora un po' di affetto, vedi? Già dal messaggio si certo, vede si che, vede che ha voglia. E comunque ci sono tanti modi per incontrarsi. Adesso noi siamo partiti da questo, ma a parte la solita cena di amici in cui in genere presentano la donna sola o il marito solo, i single di ritorno, perché a quest'età ci sono tante persone che sono rimaste solo o hanno divorziato o sono vedovi. E poi ci sono, per esempio, qui le donne sono più intraprendenti, vanno a ballare, ad esempio il ballo è un... Ballo liscio, no? Come non solo di... liscio, ma anche il tango. Canzone, no? Il tango, è vero, tango, tango, tantissime è vero. Donne, il problema è che mancano gli uomini poi, mancano i ballerini, però sono molte le donne che vanno a lezioni di tango, che si danno da fare. Devo dire, in generale le donne si danno più da fare degli uomini, anche perché sono di più, sono statisticamente le donne. Donne rimaste sole sono più degli uomini, sono quindi più c'è degli questa uomini. Caccia. Però negli ultimi decenni gli ultra 65 anni hanno raggiunto i 14 milioni e passa, quindi certo. sono veramente tanti e le statistiche ci dicono che si ha una vita comunque sociale, non sì, affettiva, piuttosto movimentata sì, e c'è sì. voglia. Da casa scrivono, ho ritrovato il mio grande amore, stile c'è posta per te dopo 45 anni per caso, ho fatto giri immensi e è tornato da me davanti all'insalata del supermercato del paese. Scrive bellissimo. Della provincia di Pavia. Questo è un altro modo. Ma è bellissima lei è questa romantica cosa. Come sono proprio dentro romantica io. È bellissimo. E poi diciamo la verità, dopo una certa età, non so se ve l'ho già detto, non hai più colpi di fulmine o farfalle nello stomaco, ma semplicemente l'altro ti fa stare bene. È vero, non esistono più i colpi di fulmine, Sabina. Ma no, i colpi di fulmine esistono sempre, che poi vadano a finire bene. Non sono convinta, però il colpo di fulmine, io a volte vedo degli uomini e dico mamma mia, perché non l'ho visto prima, questo poteva essere il mio uomo ideale, e l'ho visto passare per strada, per cui quelli sono colpi di fulmine, ma non è che vai avanti col colpo di fulmine, non è che poi io l'ho seguito col numero di telefono, sì. cioè è passato, è finita così. A 70 anni esiste solo l'amore platonico, chi dice altro vende fumo, scrive Rosario. E invece io vi assicuro che ho amici e amiche che non la pensano nello stesso modo. Non c'è solo l'amore platonico. Io dico perché faccio queste ricerche nel mio piccolo. Certo. Devo dire che l'ho letta anch'io prima di entrare, perché ho guardato un po' di dati e l'amore non è solo platonico. Rivendicano moltissimo molte persone, e poi è una questione di scelta, si sceglie in un modo piuttosto che in un altro, sono validi tutte e due. Secondo me è bello tenersi per mano comunque, cominciare a tenersi per mano. Io, scusate, sono romantica. Ma è vero, è stupendo. E infatti questa storia che ho scritto è romanticissima, perché adesso non limitiamoci a questi incontri così. A proposito di storie da scrivere e scritte di amore, io ho il libro di Stefano Zecchi, Nome dell'amore, che ovviamente Sabina tu conosci bene. Io conosco bene, sì, perché collaborate, no? Sì, stiamo collaborando insieme a un progetto molto bello, molto interessante. Io cresco da una parte, ma anche lui cresce dall'altra, perché l'altro giorno abbiamo avuto una discussione sulla bellezza che è andata avanti fino alle 2 del mattino e quindi chi ha avuto la meglio in questo ma insomma dibattito? Erano, perché io dicevo non limitarti al concetto di bellezza filosofica, andiamo a vedere anche la bellezza esteriore, quella che banalmente usano tutti quando il filtro sul telefonino, devo essere bella, devo essere perfetta, quindi non c'è più un dentro, c'è solo un fuori che ti cambia il colore degli occhi,
occhi e secondo te, eccetera, eccetera. Quindi parti anche da qui. E lui faceva un po' fatica a entrare in questo discorso, diceva sì, però. E quindi abbiamo ragionato insieme. Poi, però, siamo arrivati a una sintesi, così come sull'educazione sentimentale, come si educa ad amare, perché bisogna reimparare ad amare e ad amarsi. E quindi stiamo costruendo questo progetto molto bello insieme e saremo felici di darvelo, di regalarvelo al più presto. Assolutamente. Che bella assolutamente copertina, sì. Tra l'altro, bellissima, vero? Molto bella, veramente. Molto emblematica. E bello anche il titolo. Sì. Sì, infatti, dai, magari riusciremo poi a parlarne anche con lui. Beh, io vorrei essere lì alle 2 del mattino a sentire le vostre discussioni filosofiche sull'amore, perché è molto bello. Poi sì, quando hai un'altra no? persona, certo, con cui riesci a dialogare così, certo, ti passano veramente le giornate. E poi qui però voi parlate appunto del significato del bello, lui parla del significato del bello e l'amore trova nella bellezza la sua espressione più vera. Cosa intende? Riesci a riassumerci? Perché sì, riesco a riassumere lungo. Perché lui divide molto, no? La voglia di sposarsi, la voglia di fare sesso, il bisogno d'amare, eccetera, e lì riesce il desiderio di maternità, cioè molto spesso queste sfere si confondono e quindi può essere che il tuo desiderio di maternità ti porti anche a scegliere l'uomo sbagliato, raccontando a te stesso che quello è l'uomo giusto, perché è una forza che hai dentro di te che ti indica una strada. Poi abbiamo parlato di amore mercenario e anche questo è un modo non di vendere il proprio corpo, ricordatevi, ma di affittarlo, perché si vende la macchina, non si vende il proprio corpo. E quindi e in tutto questo c'è comunque una poesia nel desiderare un figlio, nell'affittare se stessi in cerca di qualcos'altro, di un ideale, di un riscatto, eccetera. Beh, cioè, ci può essere anche questo ideale, magari non di maternità, ma di compagnia in un amore a un'età più adulta, il fatto che comunque non ci si debba adattare a un'altra persona solo per non restare soli. Certo. Deve essere una compagnia interessante che ci dà qualcosa in più. Certo, infatti questa Carla, si chiama Carla, la protagonista, non è una donna infelice, cioè sta per diventare nonna, lavora ancora, è vedova, ha tanti amici, che è un classico, ma è giusto perché gli amici sono non importanti, secondo me, importantissimi. Però sente che le manca qualcosa, ecco perché si butta in questa avventura. Ma poi alla fine quello che troverà più che l'amore sarà se stessa. E questa è la cosa più importante. Imparerà a volersi bene, imparerà ad aprirsi di più al resto del mondo e troverà anche l'amore, ma non sarà l'amore del principe azzurro che la viene a prendere, perché forse non è più non ce lo spoilerare che dobbiamo favole. Comprare come si no, compra no, come si no. compra questo libro? Allora qui vengono le dolenti note, perché ho scelto devo pagare adesso perché ce l'hai raccontato sì subito no, allora ho scelto questo editore che si chiama Bookabook, che fa questa cosa, lancia un crowdfunding praticamente prima di stampare il libro. Quindi una raccolta fondi. A cui loro danno il loro appoggio, dopodiché il libro lo editano, gli mettono la copertina, questa è una copertina che non c'entra niente, provvisoria, me l'ha fatta mio figlio. Bellissima. con l'intelligenza artificiale, e lo ringrazio tanto, se l'hai inventato così, gli ho dato un po' di input. Bravo. E quindi, poi è bello un figlio che aiuta la mamma nel suo progetto. Pensa che sta in Australia. Quindi intelligenza però, artificiale a distanza, bello, no, davvero lo ringrazio molto. E quindi bisogna preordinarlo, se c'è un certo numero di preordini poi lo stampano, quindi mi sono imbarcata in questa follia, lo ammetto, però devo dire una cosa, che se lo preordinate vi mandano comunque il PDF, quindi lo potete leggere subito, quindi sui tablet, sul telefono, sì, si può leggere subito, ormai siamo tutti tecnologici, quindi Paola Blandi, se ti seguono anche su i tuoi social lo trovano? Sì.
Benissimo. Lo trovano. Oppure Book a Book. E poi Book a Book ve lo leggiamo noi, no? Che così lo possono ascoltare. Anziché grazie, sì, grazie. Qualsiasi. Allora, se poi lo raccontate ai vostri amici, sarò ancora più contenta. Benissimo. Ho approfittato del fatto che ho lavorato tanti anni qui a Telenova, mi piace fare questo. Non ti ricordo, adesso guarda che mi... Davvero? Quando sono telefonate sul numero dei messaggi, poi non posso più leggerli, ahimè. Grazie Paola Blandi, allora, grazie a te, piacere di averti conosciuto. E a Sabina Negri, sono contenta che tu sia stata qua per l'ultima puntata. Anch'io, prima di settembre. Che bello, ci rivediamo a settembre. Ci rivediamo anche con te a settembre e noi ci vediamo invece dopo la pubblicità, non cambiate canale, a tra poco. Ben ritrovati con le news dal settimanale Credere, saluto e ringrazio il direttore Don Vincenzo Vitale, ben trovato. Buongiorno Stefania e buongiorno a voi spettatori. Anche per noi è l'ultimo incontro di presentazione prima della nuova stagione, quindi affrontiamo una copertina dedicata a Don Luigi Verdi, parliamo proprio di speranza. Sì, il tema del giubileo che stiamo declinando con alcuni personaggi di punta del mondo ecclesiale, non soltanto. E Don Luigi è veramente un personaggio un po' particolare, fuori dalle righe, ma veramente di una vitalità, di una spiritualità incredibile. E ci racconta la speranza anche a partire dalla sua storia personale, no? Ha avuto, come dire, una esperienza di fragilità forte nella vita, la racconta poi nel dettaglio nell'intervista, da cui ha capito su che cosa si basa la speranza, sull'intravedere almeno una possibilità, mentre la disperazione è non vedere nulla, nessuna possibilità, no? Quante volte sperimentiamo questo nella vita? Ecco, e ha scoperto anche che la fragilità in realtà può essere invece, come dire, l'arnese di partenza per costruire del nuovo, per costruire speranza. E non a caso lui si diletta, Ferro che l'ha intervistato, il caporedattore dice che è un po' monaco, un po' artista, un po' manavale. Lui usa scarti, materiali di scarto per creare piccole opere d'arte di cui ha costellato la costruzione intorno alla Pieve di Romena, che è la fraternità che lui ha fondato più di 30 anni fa e che è nata da una sua esperienza di crisi che ha saputo rileggere grazie insomma a un anno, diciamo così, di sosta, e da lì è ripartito, perché dice per aiutare gli altri a decifrare, affrontare le loro crisi, bisogna saper leggere la propria, bisogna aver risolto la propria. E ricominciare, così come fa con le opere d'arte. Quindi. E ricominciare. E non a caso la fraternità, che lui ama chiamare un laboratorio piuttosto, dice a volte lo definirei piuttosto un manicomio, in realtà è un punto di sosta, è un'oasi per persone di ogni genere, vanno giovani coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio, coppie in difficoltà, vanno persone in cerca di spiritualità o anche persone che non sanno bene perché vanno lì, sì, però sanno di trovare uno che ascolta, uno che non giudica e uno che offre anche perdono a chi lo chiede e così via. Insomma, quindi insomma è un po' un'allegra baraonda, una carovana umana molto, insomma, un luogo molto frequentato ormai da diversi anni, punto di riferimento per tanti, no? Quindi segno che la speranza è una cosa vitale, attiva, e se nella propria vita attecchito trova modo poi anche di comunicarsi. Ecco, l'intervista è veramente molto fragrante, molto come lui, con questo accento toscano, la potrete poi vedere su Telenova. Infatti, perché questa intervista è proprio una nuova puntata della serie Viandanti di Speranza, che proprio vede la collaborazione con Telenova, quindi vedremo l'intervista anche in onda. Sì, sentirete martedì 9 luglio. Il suo accento toscano e insomma, ecco. Sarà molto interessante, no? E poi si collega bene anche a tutto il resto della puntata di Metropolis, che oggi abbiamo dedicato anche molto ai sentimenti, all'amore. Lui dice, qui proviamo a far capire, qui nello spazio dedicato anche all'accoglienza, il vostro virgolettato, che c'è almeno una possibilità, quindi nonostante ti sia andata male o davvero la tragedia di chi gli ha morto un figlio, si è separato, però la vita si può riaprire in qualche modo, quindi questo filotto di speranza. Sì, la speranza è proprio questo, insomma. Non è una cosa astratta, ma appunto è appunto per quello dicevo, la declina proprio a partire dal concreto, dall'esistenziale, no? Cioè intravedere una possibilità dove noi non intravediamo, no? Ovviamente questo richiede anche un orecchio, che ti ascolta, uno che
ti prende per quello che sei, pensando che da un coccio puoi tirare fuori invece un'opera d'arte, no? Assolutamente. E quindi c'è anche tutto il tema delle relazioni, dell'ascolto, della fiducia che può far ripartire, insomma, questo in tempi come i nostri ne abbiamo bisogno tanto, insomma. Ritorniamo alla settimana sociale dei cattolici in Italia con appunto dei servizi che vogliamo condividere e anticipare, che troverete nel nuovo numero di Credere. Partiamo dall'ostello antimafia per giovani viaggiatori. Sì, questa è una delle buone pratiche viene presentata in questi giorni, in corso a Trieste, alla settimana sociale, perché oltre alla riflessione alta, alla settimana sociale vengono anche proposte all'attenzione, anche in spazi dedicati, più di un centinaio di buone pratiche che quindi traducono anche in esperienze, iniziative concrete quello che è il tema al cuore della democrazia. Allora c'è questo ostello antimafia che appunto era un edificio appartenente alla Camorra, che è stato sequestrato, è stato riconvertito in un ostello per giovani, che però ha degli standard per viaggiatori europei, che giovani che ovviamente cercano cose low cost, ma cercano anche un certo tipo di relazione, di progettualità, di confronto e così via. Quindi è una struttura riconvertita ad hoc con persone, giovani studenti gestiti da una cooperativa che si occupano di ingegneria gestionale e così via, che ecco, gestiscono questa struttura e l'accompagnano. Ma l'altra, che mi sembra molto interessante, e l'altra iniziativa che presentiamo della settimana sociale è quella della mediazione. Esiste un'associazione di avvocati, l'UNANM, che Unione Nazionale degli Avvocati Mediatori, che si occupano appunto di mediazione. Pensiamo il conflitto a partire dal condominio, che è il luogo classico dove ci si prende per i capelli, sì. Ma tante altre situazioni, pensiamo all'eredità familiare, insomma le liti di più vario tipo. Per non andare davanti a un giudice si può fare ricorso a questo istituto che è la mediazione, che in un certo senso è anche più efficace del giudice, perché permette di, e questo lo racconta Andrea Natali, l'avvocato che parla a nome dell'Unione, dell'UNAM, permette di affrontare il conflitto alla sua radice spesso, non solo di andare agli effetti o alla questione del contendere, che a volte non è neanche una cosa materiale, no? Per esempio, ma lui, certo, racconta di una causa, di una questione di eredità tra fratelli, e che non si riusciva a risolvere, poi grazie alla mediazione, all'avvocato mediatore, si è capito che uno dei fratelli, insomma, era attaccato a un bene immateriale, una cornice, che era per lui un ricordo affettivo. Quando hanno capito questo si è risolta la vertenza. Ecco, però ecco, lì ci vuole una mediazione che comporta anche una partecipazione dei contendenti, diciamo così, delle parti più attiva. Ecco il tema della cittadinanza, della partecipazione, della democrazia, no? Cioè le parti in conflitto, diciamo, possono diventare parte della soluzione se sono accompagnate, guidate a prendere coscienza dei punti di vista l'uno dell'altro e cosa realmente è il bene reciproco. Pensiamo quando ci sono in mezzo figli, no? In caso di una separazione, ecco, questo è anche uno dei temi affrontati. Insomma, è veramente una cosa, un'iniziativa che è veramente sorprendente, ma anche molto, molto pratica, e soprattutto che vive di uno spirito di giustizia, che significa anche capacità di riconciliazione, di intravedere soluzioni al conflitto che non siano solo materiali, ma che vanno un po' oltre, no? E questo ci è sembrato una cosa modernissima, ma anche molto cristiana. Assolutamente, ecco, sarebbe proprio da far girare, come dire. E anche lì ho scoperto che in realtà è una cosa quasi sconosciuta, ma ci sono 50 sezioni in Italia con 700 soci avvocati che si occupano di mediazione. E quindi una risorsa da far conoscere e veramente da divulgare. Diciamo che questo numero dobbiamo prenderlo e anche passarlo, oltre che assolutamente penso sia una cosa di un'attualità grandissima, perché anche perché ci sono altre cose di cui vogliamo ovviamente, diciamo, spargere la voce in tempo estivo, perché iniziano i mesi di luglio e agosto, iniziano anche delle letture perché abbiamo un pochino più tempo, sì, e quindi sì. E abbiamo proposto, come abbiamo fatto peraltro in anni passati, ma con una formula diversa, nuova, dei racconti estivi. Gli anni scorsi erano racconti ex novo, scritti apposta per Credere. Quest'anno abbiamo scelto invece di ricorrere a grandi classici, cioè autori noti per altri versi,
da Gibran, che è il primo che troverete, a Chesterton, a Dostoevsky, insomma i pesi massimi, diciamo, della letteratura, però con racconti, diciamo, brevi, quindi non romanzi, e che hanno un tema religioso, spirituale di peso. Il primo, Gibran, diciamo, si ispira direttamente ai Vangeli, quindi sono due figure, Giuda Iscariota e la Maddalena, riraccontati attraverso una lente particolare del loro incontro con Gesù, per l'uno il motivo del dissidio, per l'altro il motivo invece è stato un passaggio dalla morte alla vita, così lo racconta Gibran. Però ecco, l'idea dei racconti è di offrire comunque una tematica spirituale che non sempre è esplicitamente religiosa, ma che affiora in modo prepotente. Pensiamo a Chesterton, avremo uno dei racconti di Padre Brown, e soprattutto la cosa bella è che questa serie, oltre a offrire un'oasi, è accompagnata anche da una parola di introduzione di un prete milanese che molti forse conoscono, Don Paolo Aliata, che oltre a occuparsi di apostolato biblico in diocesi, offre queste passeggiate nella letteratura, che sono molto seguite, le trovate anche su YouTube, in cui accosta dei testi veri e propri di letteratura, ma individuandone una lettura, un filone spirituale. Ed è una cosa che appassiona tanti, tanti che vanno. Lui fa, ovviamente, anche colto, uno che legge, quindi ecco, a ogni racconto offre un'introduzione, una chiave di lettura che può essere importante, diciamo, anche per orientarsi Assolutamente, nelle quindi li pieghe del leggeremo con racconto. grande interesse. Visto che appunto dicevamo in tempo estivo c'è ancora più tempo, non soltanto per leggere, ma anche perché no, per viaggiare. E quindi itinerari e feste religiose che io mi auguro abbiate tenuto durante l'anno, perché è una rubrica che davvero ci dà degli spunti. Allora andiamo a Napoli. Sì, devo dire anche i lettori ci hanno dato riscontro appunto delle visite fatte, quindi apprezzano, cioè diventano poi mete reali, non solo raccontate. E questa puntata abbiamo un luogo molto particolare di Napoli che si chiama Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. È una devozione molto sentita dai napoletani, adesso per la verità un cardinale arcivescovo di Napoli negli anni 50 l'ha tolta in quanto devozione, ma è rimasta una cosa molto popolare, questa di devozione alle anime del purgatorio. E c'è una tradizione in questa chiesa dove vengono conservati tanti teschi, le anime pezzentelle le chiamano loro, per i quali ognuno va cercando di individuare quella che in qualche modo per cui lui è chiamato a pregare, offrire, insomma, aiutarne attraverso messe e suffragi il passaggio al paradiso, no? Però ecco, c'è la curatrice di questa chiesa, insomma, che racconta la storia di tutta questa devozione, che è molto interessante, insomma, c'è un po', come dire, di pittoresco, ma anche una cosa molto sentita a livello spirituale, che è la sorte dei propri defunti, insomma, Eh quindi beh, anche questo. assolutamente. E la chiesa è uno spettacolo di arte che viene anche raccontato nel pezzo, insomma, molto bello. Sì, quindi arte, storia, religione, tutto organizzato nel dettaglio con appunto le indicazioni come sempre per fare e quindi mettere in pratica poi davvero questo itinerario, della fede. Intanto grazie mille, direttore Don Vincenzo Vitale, un saluto davvero di cuore a tutta la vostra redazione. Grazie a te Stefania e anche a voi cari spettatori e spettatrici, buona estate, buone vacanze. Eh sì, accogliamo l'invito e poi noi ci rivediamo dopo la pubblicità per il calcio tra poco.